Sei contenta, Olivia? Oggi è il tuo primo giorno di scuola. Beh no, non sono contenta. Non conosco nessuno, non ci voglio andare. Voglio rimanere a casa a giocare con i giocattoli. Ma Olivia, ci vanno anche Valeria e Marco, non sarai da sola. Ma loro non fanno testo, sono già stati nella stessa scuola l'anno scorso. Io sono nuova. Dai su, tutte scuse, fai colazione così non arriviamo tardi il primo giorno. Ti divertirai tantissimo, Olivia. Inoltre la mia scuola è attaccata alla tua. Così durante l'intervallo ci possiamo vedere. Ho detto di no, non ci voglio andare. Ma come testarda questa bambina? Ti ho detto che ti divertirai. La mamma ha ragione. E se vai e non ti piace, poi penseremo a cosa fare. Guardate un po' chi sta arrivando di corsa come se non ci fosse un domani. 1, 2, 1, 2. Buongiorno ragazze, siete qui tutte insieme, come state? Ciao Carol, tu ti alleni come sempre. Sì, sì, Sony, lo faccio spesso. Faccio una corsetta mentre faccio fare una passeggiata ai gemelli. Primo giorno di scuola, Olivia, anche per i gemelli. Entrate insieme. Guarda com'è contenta, come si vede che non deve entrare lei. Siamo arrivate, Olivia. Guarda, tutti i tuoi compagni stanno già entrando, entriamo anche noi. Olivia, ci sono venuta anche io quando ero piccola, mi sono divertita un sacco. Vedrai quanto ti divertirai. Sicuramente la maestra sarà antipatica. Benvenuti tutti quanti, passate pure. Ci sono già altri compagni dentro, ci divertiremo un mondo. Ehi, ma quelli io li conosco. Sono i figli della dottoressa. Dottoressa, ma che piacere! Non sapevo che anche lei portasse i bambini in questa scuola. Sì, sì, li porto qui. Oggi sono un po' di fretta. Torno oggi in ospedale. Ah, ma che gioia! Così Olivia e i suoi figli possono fare amicizia. Che bello che vadano in classe insieme. Sì, che bello! Ci vedremo tutti i giorni. Beh, maestra, noi andiamo. Torniamo alle 2 a prendere i bambini. Certo, andate pure. E non vi preoccupate, ci vediamo alle 2. Che ansia, è il primo giorno di scuola! Andiamo insieme ai banchi! Sì, che bello! Comincia! Oggi facciamo musica e disegno, le mie materie preferite! Olivia, vieni tesoro, ti presento la classe! Ti faccio vedere tutte le zone per giocare che ci sono in classe! No! Io non voglio conoscere niente, rimarrò qui senza muovermi! Beh, è un peccato, Olivia! Tutti i tuoi compagni ti stanno aspettando per giocare! Ma non fa niente, dammi la tua borsina. Oggi è il primo giorno e te la terrò io. Poi ti dirò dove metterla. Bimbe, bimbi, avvicinatevi. La prima cosa che faremo oggi sarà andare alla fattoria. Sì, la fattoria che è qui accanto alla scuola, vi piacerà tantissimo. Sì, che bello, sì. Faremo da mangiare agli animali della fattoria. Non ci accompagni, Olivia? Guarda, Marco e Valeria vengono con noi. No, io rimango qui. Bene, bambini, andiamoci noi. Vedrete che fame hanno gli animaletti di mattina. Che noi andare alla fattoria. Sono come dei bebè. Io rimango qui. Bene, Olivia, come preferisci? Davvero non vuoi venire? No, no e no. Guardate quanti animali, bambini! Un cagnolino, un vitellino, una gallinella, una mucca. Guardate, ci sono 2 agnellini e 2 pecorelle. Sì, maestra, ci piace tanto. Guardate, lì ci sono i pulcini, vicino al gallo, dentro l'incubatrice. Visto che sono così piccoli, hanno bisogno di molto caldo. E i vitellini con la loro mamma e il loro papà. Possiamo dare loro il biberon? No, questo no, loro adesso prendono il latte dalla mamma, ma possiamo dare loro da mangiare altre cose. Ah, quanti animali! Io non avevo mai visto così da vicino un agnello. Nemmeno io, nemmeno una mucca. Ma il latte non viene dal Tetra Brick. Ma come, Marco, dai Tetra Brick? Viene dalle mucche! Guardate, bambini, lì c'è un uovo. Qualcuno sa dirmi qual è l'animale che depone le uova? Che domande facili che fa la maestra! Le galline! Ma chi vuoi che deponga le uova? Hai detto qualcosa, Olivia? Mi è sembrato di sì. Beh, ho detto che io so che animale depone le uova. E non vuoi venire qui a dirci qual è l'animale che depone le uova? No! Ho detto che non voglio venire a scuola e non voglio venire a scuola.
Gli animali aiutano molto le persone e ci amano tanto, quindi noi dobbiamo trattare molto bene loro. Bene bambini, ora lasciamo gli animali tranquilli e noi andiamo in classe a fare un'attività super divertente. Guardate che cartellone enorme che ho messo per terra! Avete visto? Ah, faremo una cosa molto molto divertente! Dipingeremo tutti insieme questo cartellone gigante! Guardate quanti colori che ho portato! Per disegnare tutto quello che vogliamo! Con il pennello, con le mani, con le matite, con le cere... Olivia, vuoi dipingere con noi? Dipingere è da bambini piccoli e io sono grande! Bene, come vuoi, Olivia. Bambini, cominciate pure! Olivia, io voglio dipingere un sole, ma non so farlo. Mi aiuti? Va bene, Valeria, ti aiuto. È facilissimo! Dobbiamo prendere il giallo e fare un cerchio. Guarda, Valeria, si fa così. Lo vedi, Valeria? È tondo e giallo. Se vuoi, lo possiamo riempire. Sì, Olivia, sì, così sarà più bello. Wow, Olivia, com'è bello! Accidenti, Olivia, disegni benissimo! Sono sorpresa! Ora disegnerò una casa e una farfalla! Che bella idea, Olivia! Cos'altro vuoi che dipinga, Valeria? Vuoi che disegni una principessa o una fata con le ali rosa e piene di glitter? Salite tutti, salite sul nostro castello! Dobbiamo sbrigarci a cucinare! Abbiamo il ristorante pieno e i clienti cominceranno a lamentarsi! Scegliete tutti un giocattolo! Com'è andata, Olivia? Com'è stato il primo giorno? È stato stupendo, mamma! Domani voglio tornare! E il giorno dopo ancora! E tutti i giorni della settimana! Fortuna che non volevi venire!